Buongiorno, oggi piccolo mukbang con la mia tazza di latte perché volevo raccontarvi un attimino di cosa mi è successo. Chi mi segue su Instagram qualcosina già sa e in tante mi avete scritto per supportarmi, siete veramente molto carine e appunto per chiedermi cosa era successo, eccetera. Sì, me la sono vista veramente veramente brutta perché l'altro giorno stavo lavorando, io come sapete lavoro con i bambini qua a casa, abito in campagna, quindi è facile che api, vespe o animali di questo tipo pungano. Purtroppo c'era un nido di, noi li chiamiamo i martlet, in italiano credo siano vespe da terra, credo si chiamino così, comunque sono quegli insetti tipo vespe, ma che sembra che abbiano il corpo diviso, non so se riuscite a capire o se li avete mai visti. Comunque sì, sono delle vespe che appunto hanno testa e corpo in un pezzo e la fine del corpo nell'altro e sono attaccate proprio solo da un piccolo chilo. E appunto, essendo chiamate anche vespe da terra, fanno i nidi al contrario di altri insetti come le api e le vespe che li fanno in alto o sugli alberi o comunque sono visibili. Il martlet, come lo chiamiamo noi, lo fa sottoterra oppure all'interno di piccolissimi buchi dentro gli alberi e quindi è quasi impossibile da vedere, anzi, se non impossibile. Nel nostro caso era sottoterra, quindi seriamente impossibile da vedere e ovviamente noi non l'abbiamo visto. Stavamo giocando alla caccia al tesoro, eravamo io e altri 8 bambini, perché avevo i 5 che guardo, più i miei 2 nipoti, più mio figlio, quindi totale 8. Ok, mi sono solo presa un pochettino di cereali, che anche una voglia di un po' di dolcezza, mi sono presa dei cereali. Mangia, amore, che tu vuoi stamattina con i cereali? Mangia. Non li vuoi? Io qua ho le mie varie medicine da prendere. No, questa è quella di ieri sera, quindi non mi serve stamattina. Vabbè, comunque vi dicevo, stavamo giocando alla caccia al tesoro e siccome l'indizio era dalle papere, mio nipote ha pensato bene a entrare nel recinto delle papere, cambiargli l'acqua. Quindi ci siamo soffermati un pochettino lì. E i bambini si sono messi a giocare su questa piccola collinetta di terra. A un certo punto uno di questi bambini, no, eravamo in 9, c'era pure un altro bimbo che abita qua vicino a noi. Quindi 9 bambini. Viene da me e mi dice, mi hanno punto, mi hanno punto, mi hanno punto. Ma cioè, che cosa ti ha punto? Che cosa? Mi fa vedere che sulla gamba aveva un puntino. Va bene. Corri da papà, che lui aveva suo papà a casa, e vai a mettere un po' di ghiaccio. Non era ancora arrivato a casa, che ci sono 20 metri, e un altro bambino mi dice, mi hanno punto qua sul braccio. Ah, c'è qualcosa che non va. 2 punti in quanto 30 secondi è strano. E allora gli dico calmati, 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 perché ovviamente piangevano, urlavano, comunque il martelletto fa veramente male. E gli dico corri anche tu, via. Mentre gli dico questa frase, quindi neanche il tempo di mandarlo via, arriva la terza bambina che mi dice mi hanno punto, mi hanno punto, mi hanno punto, ai 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 ai, sul dito della mano, anche lei. Faccio, ok, bambini, via, dobbiamo scappare, ho iniziato a urlare come una matta, dicendo scappiamo via. Perché sicuramente c'era qualche vespa o ape che girava. Ho cacciato via i bambini, uno l'ho anche graffiato perché ho iniziato a prenderli dalle braccia e toglierli da questa cunetta di terra, di erba, una specie di collinetta dove giochiamo praticamente sempre. Scegli, amore, scegli. Non è ancora. Paggi mangiando così tanti.
Nel mentre io dicevo queste cose ai bambini che li portavo via, hanno iniziato a pungermi. Hanno iniziato a far tutto così per togliermi il ridosso, ma mio figlio è rimasto su questa cunetta di terra. Ho cercato di chiamarlo, niente, lui non veniva. Quindi io mi sono, diciamo, arrampicata su questa cunetta di terra, che potrebbe essere una cunetta di questa altezza qua, un po' più alta, diciamo, ecco, questa potrebbe essere, diciamo, l'altezza, quindi un'arrampicata, cioè un salto, diciamo. Ho preso mio figlio in braccio e sono scappata via, nel mentre continuavano a pungermi. Arrivo a casa, appunto, 20-30 metri, i bambini piangevano tutti, perché poi anche chi non è stato punto si è spaventato, ovviamente, e ho iniziato a mettere l'acqua su tutti, mettere un po' di ghiaccio su tutti. Poi, essendo appunto che noi abitiamo in campagna, abbiamo dei gel sempre a portata di mano, sempre con noi, appunto proprio per le punture di questi insetti. Poi, non fanno gonfiare e tolgono subito il dolore. Quindi io l'ho messo a tutti i bambini. Quando è arrivata l'ora di metterlo anche su di me, la testa ha iniziato a girarmi. Ha iniziato a girarmi la testa, ho iniziato ad andare in bagno per buttarmi acqua addosso, ho iniziato a sedermi, però poi non ce la facevo a star seduta, allora mi sono distesa un attimo sul divano. Mamma. Sì? Ce li hai, guarda qua quanti ne hai. No, questo è un capriccio, io non ti assecondo, ce li hai. Oh beh. Oh beh. Dopo che mi sono svegliata sul divano sembrava andasse meglio, ho detto beh, era solo magari lo spavento. Mi alzo, torno fuori e di nuovo la testa va. La testa gira, torno in bagno. Mi sciacquo di nuovo la faccia. Vado in cucina da mia nonna, perché qua eravamo a casa di mia nonna comunque. Io abito a fianco a mia nonna, quindi siamo andati prima da mia nonna, che almeno aveva un aiuto. Meno male. Perché poi nell'uscire mi girava talmente tanto che non riuscivo più a stare in piedi. Faccio per sedermi sulla sedia, ma alla sedia non mi sono mai seduta. Sono andata proprio... sono capicollata per terra, sono svenuta. Io... mi ricordo, le ultime due cose che mi ricordo sono mia nonna che urla il nome del padre del bambino che c'era, urlando cioè, è a terra, venga, corre, è a terra. E poi mio nipote che mi dice: zia, perché ti sei messa per terra? Senti, poi per un po' non mi ricordo più niente. Sentivo qualche parola, sentivo che qualcuno ci aveva chiamato l'ambulanza, ma sono ricordi molto sfocati. Dopo un po' inizio a riprendermi un pochettino, quindi mi siedo tutta da sola, perché c'era mia nonna, c'erano questi bambini poveretti spaventatissimi, e il papà di questo bambino appunto mi prende in braccio e mi porta al pronto soccorso. Il problema è che mentre lui mi portava al pronto soccorso io ero cosciente, ero tornata in me, ero tornata cosciente appunto, ma avevo perso la vista. Forse è stato il momento più brutto, essere cosciente e non avere la vista. E sono diventata praticamente completamente cieca. Cioè, non è che non vedessi proprio niente, nel senso, era come se fossi abbagliata dal sole in quei punti di strada in cui proprio non vedi... Niente. Chi guida probabilmente lo sa. No. E no. I capricci di prima mattina. Già iniziamo bene la giornata. Un po' lungo, va?
quindi era come se io fossi abbagliata dal sole e le uniche cose che vedevo erano le cose molto molto scure, tipo macchine nere, cioè io le macchine bianche o i prati, la strada io proprio non la vedevo. Vedevo proprio questo fascio di luce pazzesco che non mi permetteva di vedere. È stata veramente una sensazione bruttissima. Poi, mentre andavamo verso il pronto soccorso, eravamo quasi arrivati ormai, mancavano un semaforo, eravamo al pronto soccorso, la vista è tornata, grazie al cielo. Mi hanno immediatamente fatta passare davanti a tutti. Ho iniziato a riprendere bene coscienza e ho iniziato a controllarmi quante ne avessi di punture, considerando che io avevo male a questo braccio qua sotto e ad entrambe le gambe dal linguine in giù, avevo i pantaloni lunghi, avevo i leggings lunghi, ho detto ok, qua ne ho una. Qua ne ho due, sulle gambe, dal ginocchio in giù, perché poi tirarmi sul leggings oltre il ginocchio non andava. Comunque dal ginocchio in giù ne ho una decina su una gamba e 5-6 dall'altro, diciamo mal contate 15 ci sono, minimo. Poi mi hanno fatto entrare in pronto soccorso appunto per la visita. Ho iniziato a stare male, mi sono venuti due occhi così e sentivo tutto qua, questa parte qua dal naso in giù non la sentivo più, era come se fosse tutto addormentato, le labbra non le sentivo, bruciavano ma non, cioè se facevo così non le sentivo però bruciavano e mi formicolavano anche gli occhi. Ho detto mamma mia, qua sta andando male, sembra anche spaventata. E poi cosa è successo? Mi hanno fatto la puntura di Bentaran per appunto farmi tornare in me e tutto. Per fortuna dopo due ore hanno fatto, sono due ore e mezza, ho fatto entrare mia mamma che nel frattempo era uscita da lavorare prima per correre da me. Mio marito era uscito da lavorare per correre da me, mia sorella era andata a casa dai bambini e tutto. E mentre c'era lì mia mamma papà, fammi vedere. Mi sono tirata giù le punture e mia mamma mi ha contato altre 15 punture circa sulle cosce. Tra le due cose, mi fa, beh, altro che 15 punture, tu quindi hai minimo 30. Proprio, ma contate, sono 30. E si gonfiavano a vista d'occhio. Io sono arrivata a casa, avevo il polpaccio e la coscia così. Enormi. Facevano veramente impressione, adesso qua iniziano a prudere le punture, quindi è buon segno perché sta andando tutto a posto, però... è stata veramente veramente dura. La cosa che mi consola è che i bambini che sono stati punti una volta e gli altri sono riuscita a salvarli, perché per salvare loro le api, cioè le vespe, hanno preso me, e di questo sono molto contenta. Anche mio figlio, amore, nonostante lui fosse in piedi, fosse stato l'ultimo ad andare via, perché lui si divertiva, lui rideva, non è stato punto neanche una volta. Tutti i miei... Mia mamma lavora per dei dottori e le hanno detto, signora, dica pure a sua figlia che è stata molto, molto, molto fortunata, perché uno, fosse stata allergica, non sarebbe più qui con noi. Due, questi insetti, api, vespe, calabroni, appunto martlet, questi tipi di animali hanno il veleno, sono velenosi comunque, non... che muori, cioè oddio sei allergico sì, ma se non sei allergico a una puntura non ti fa nulla, ma hanno una piccola percentuale, tipo un 1% del loro veleno è identico, identico, identico a quello che hanno i serpenti, ovvero soprattutto la vipera. Quindi una grande quantità di queste punture tutte insieme sono paragonabili appunto al morso di una vipera, e il morso di una vipera è molto pericoloso, tutti lo sappiamo, no? E appunto il dottore per il quale mia mamma lavora fa, lei con tutte queste punture, che si parla di un minimo di 30, è molto facile ed è molto paragonabile al morso di una vera vipera. E col morso di una vipera hai, non dico i minuti contati, perché qua per fortuna abbiamo ospedali molto vicini, molto attrezzati e tutto, ma
in altri paesi hai minuti contati. Quindi vai, è stata molto fortunata. Io dovrei adesso devo prendere il cortisone una volta al giorno, la sera, per 6 giorni, e l'antistaminico 2 pastiglie al giorno per 3 giorni. Vabbè. E dovrei stare a riposo assoluto, invece io il giorno dopo che è successo tutto questo dovevo lavorare. Non me la sentivo, ovviamente i bambini capiscono che non posso stare tanto in piedi, non posso stare sotto il sole, tante cose le capiscono, comunque hanno visto tutto. Mi dispiace anche questo molto, perché probabilmente li ho un po' traumatizzati, però non è stato il mio volere, io cercavo di salvare loro. Saluta, ciao. Ciao ciao, vai a vendere bing. Vai. Ma aia, non li ho neanche mangiati, ne volevo ancora, non li ho neanche mangiati perché li avevo messo. Vabbè, e niente, me la sono vista brutta, perché appunto tanti, dopo che hanno visto che stavo bene eccetera, mi hanno detto: tu hai rischiato veramente veramente la pelle, cioè hai rischiato veramente veramente grosso, appunto essendo paragonabile al morso di una vipera, diciamo che hai rischiato di lasciarci le penne. E io: bene, sono contenta. Ieri bruciavano ancora tanto le gambe, soprattutto le gambe che sono state quelle più colpite, mi bruciavano ancora un sacco. Oggi non so se dire per fortuna, prudono. Ci sto mettendo aloe vera in modo da alleviare un pochettino il prurito, ma niente, a volte serve, a volte non serve. E niente, questa è stata la mia folle, folle avventura, che spero non ricapiti mai più e che ovviamente non auguro a nessuno. A nessuno di quelli che soprattutto sono allergici, ma anche a quelli che non sono allergici. Cioè tipo mia mamma che è allergica sarebbe morta. Quindi grazie a Dio non è successo a lei. Grazie a Dio i bambini, appunto 3 bambini su 9 sono stati punti, ma per fortuna solo 3, per fortuna solo una volta, per fortuna non in punti brutti. Grazie a Dio io sono stata punta a braccia e gambe, non faccia, collo, seno e pancia, che sono i punti più pericolosi. Specialmente qua la gola, che qua se si gonfiava avrei perso il respiro. Infatti una delle prime domande al pronto soccorso è stata: respiri? E sono stata passata con codice verde 30, che dopo il giallo ma prima del verde vero, quindi ero una media urgenza, con tutta la mia diagnosi. Cos'è? Si ha multiple ragioni, erintematose diffuse in tutto il corpo, faringe intero, al torace, genti. Vabbè, epinottero, punture di epinottero. Imenottero, non è pinottero, imenottero, non so neanche più leggere, vabbè. Comunque, bisogna fare attenzione veramente, me la sono vista brutta, 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 brutta. Però tutto bene quel che finisce bene, ora mi sto riprendendo, sto tornando in forza, siamo quasi al weekend, domani è weekend, quindi spero di riposarmi un pochettino, anche se sta arrivando mio suocero dalla Puglia, quindi la vedo dura riposarmi, però vabbè. Pazienza, almeno diciamo che la mattina almeno non devo essere sveglia all'alba per preparare me, Alessio, e poi lavorare, almeno quello. E poi comunque stare in famiglia rilassa anche un pochettino, dai. Adesso vi saluto, che il video è venuto lunghissimo, una collezione iper iper lunga. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao.